A Napoli l'arrivo di una partecipazione di matrimonio equivale all'arrivo di una cartella esattoriale. Una cartella Equitalia, una mazzata in fronte. Sì, perché immediatamente in famiglia si scatena un feroce dibattito su quante caspite ci viene a custà a noi questo matrimonio. E il dibattito soprattutto si concentra su un elemento, diciamo, centrale, che è la determinazione dell'importo della busta del matrimonio. Sì, perché hai voglia di fare, insomma, nel Regno di Napoli il regalo ideale del matrimonio è la busta di denaro contante, ovviamente. In famiglia mia il dibattito è molto condizionato se gli sposi appartengono al ramo di mia moglie oppure al mio ramo familiare. Se appartengono al ramo di mia moglie, lei dirà immediatamente: ah, ma fa una bella figura. Se appartengono al mio ramo familiare, dirà: non facciamo esagerazioni, non facciamo squarciunarie. E allora, per essere equi in tutto e per tutto, io che ho fatto il ricercatore per tanti anni in un centro di ricerca informatico, ho scritto una regola matematica, così facciamo tutto uguale per tutti. Ve la spiego molto velocemente. Il dato di partenza per determinare l'importo da mettere nella busta del matrimonio è, lo sappiamo tutti, quanto costa il pranzo di matrimonio. Quanto costa il pranzo di matrimonio si moltiplica per un altro elemento, ovvero quanti siamo ad andare a mangiare. Quanti costa si moltiplica per quanti ne siamo. Ma non è che finisce qui, questo è un dato di partenza. C'è un incremento del 25% generico per spese generali, bomboniere, fotografie. Ma mica è finita qui. Ci sono tre indici di rivalutazione, ve li spiego velocissimamente. Il primo è un indice di parentela. Una cosa è che sei un collega, un amico, è una cosa è che sì. Nufrato, cucina, carnale. Sapete qual è la differenza a Napoli fra frate cucina e frate cucina carnale? O frate cucina è il cugino di primo grado, ma dal lato di lui. O frate cucina carnale è il cugino di primo grado dal lato di lei. Questo ve la spiega lunga, ve la dice lunga su quanto contino, insomma, le donne in tutta questa faccenda. È meglio appartenere a cana che o cana. Poi c'è un indice di squarcionaria, c'è un indice di riconoscenza, insomma, signori miei, è un calcolo complicatissimo. Ve lo risparmio, meno male, perché c'è un limite superiore che in nessun caso mai viene superato nel determinare l'importo della busta del matrimonio. Sapete qual è questo limite? Quanto mise lui nella busta del vostro matrimonio.